Allora, prendiamo una F, per comodità ce la definiamo su un intervallo aperto, AB. Non è allora, una funzione convessa, cominciamo a definirla su un insieme convesso, perché altrimenti non c'è senso definirla. Allora, gli insiemi convessi noi sappiamo sono gli intervalli, mi seguirete la legge. Per comodità prendiamo un intervallo aperto. Per quale motivo? Così tutti i punti sono interi. Ma diciamo il discorso si può poi estendere anche ai, diciamo, agli altri insiemi convessi. Facciamo per adesso le funzioni convesse su un intervallo aperto. Allora prendiamo una funzione definita su AB a valore in R. F si dice, quindi definizione, commessa se e solo se per definizione f di lambda x più 1 meno lambda y è minore o uguale di lambda f di x più 1 meno lambda f di y per ogni xy appartenente ad AB e lambda compreso tra 0. Allora, se vi ricordate, faccio una figura, qui c'è A, qui c'è B, allora, che cosa significa questa disuguaglianza? Significa che io prendo due punti, per comodità li ho chiamati x e y, ma forse è meglio chiamarli x con 1 e x con 2, così non facciamo nessun abuso di notazione. Allora, questo è il valore della funzione dei due, questi sono i valori della funzione dei due punti, riportati sul grafo. Poi abbiamo un terzo punto che sarà lambda x con 1 più 1 meno lambda x con 2, dove lambda è un numero compreso tra 0 e 1. Dove si trova questo punto? Vediamo se ve lo ricordate, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo anche commentato. Questo punto qua, non la F di, diciamo il punto del dominio, dove si trova? Allora, se vi ricordate, avevamo commentato che quando lambda era un mezzo, quello era il punto? Se lambda invece non era un mezzo, è un po' più vicino a x con 1, quando è più vicino a x con 1? Quando lambda è maggiore di un mezzo, quando lambda è minore di un mezzo? Quando lambda è maggiore di un mezzo? Cioè, quando questa è una media ponderata, la somma di questi due coefficienti fa 1, quando lambda viene 1 stiamo in x con 1, quando lambda viene 0 stiamo in x con 2, scusate, qua dentro, quando lambda viene 0 viene x con 2, e quando il coefficiente di lambda, il coefficiente di x con 1 pesa di più, siamo più vicini a x con 1, quando il coefficiente di x con 2 pesa di più, siamo più vicini a x con 2. Quindi, quello che sappiamo di per certo è che lambda sta in questo segmento. Quindi questa qui, se preferite, è l'equazione parametrica che descrive il segmento sulla retta che parte da x con 1 e arriva in x con 1. Anzi, per farlo per valori crescenti lambda, parte da x con 2 e arriva x con 1, perché quando lambda è uguale a 0 siamo in x con 2, quando lambda è uguale a 1 siamo in x con 2. Allora, questo invece che cos'è? Lambda x con 1 più 1 meno lambda x con 2, per lambda compresa 0 e 1, se mi ricordo bene l'abbiamo anche detto, si chiama combinazione commessa dei punti x con 1 e x con 2. Commessa significa precisamente che lambda è compresa tra 0 e 1.
Quindi qua c'è scritto che l'immagine della combinazione commessa è minore o uguale di che cosa? Questa che cos'è? Non solo le immagini, ma è la combinazione convessa delle immagini, non lineare, convessa, perché lambda è compresa tra 0 e 1. Quindi l'immagine della combinazione convessa è minore o uguale alla combinazione convessa delle immagini. Allora, se io vado a riportare, diciamo, se vado a riportare questi punti qua, questa che cos'è? Questa è un'equazione parametrica che descrive dei punti di R2. Comunque le combinazioni commesse sono lineari. Ora, per adesso, cioè, nel senso, sono delle espressioni in cui lambda compare solo elevato lineare in lambda, sono, le altre sono costanti, quindi lambda compare solo elevato al grado 1. Quindi, se la faccio solo sulla prima componente, ottengo questo segno. Se la faccio solo sulla seconda componente, che cosa ottengo? Sull'asse Y. Solo questo segmento qua. La stessa cosa. Vedete, quando lambda qua è uguale a 0 viene F di scopo 2, quando lambda è uguale a 1 viene F di scopo 2. E quando lambda è compreso tra 0 e 1, però non lo prende a mezzo. E se lo faccio sulla coppia, secondo voi che cosa ottengo? Ottengo questo segmento qua. Le due espressioni sono entrambe lineari in lambda, il che significa che quando vado a esplicitare la y rispetto alla x mi verrà una funzione lineare. Una funzione lineare per grafico ha una retta, o per meglio dire un pezzo di una retta, perché lambda è compreso solo tra 0 e 1, ma io so che inizio qua e finisco qua, quindi quando lambda va da 0 e 1 ottengo questo segmento. Allora, cosa mi dice la definizione? La definizione mi dice la condizione che la funzione dell'immagine della combinazione commessa sia più piccola della combinazione commessa delle immagini mi dice che ogni volta che scelgo tre punti, due, diciamo, estremi e un punto intermedio, quando vado a congiungere diciamo, quando vado a fare la retta secante sul grafico, perché questo segmento non è altro che, se lo prolunghiamo, non è altro che la retta secante del grafico che passa per questo punto del grafico e per quest'altro punto del grafico, cioè se io prendo due punti del dominio e faccio la retta secante al grafico costruita a partire dai valori del grafico di quei due punti, no? Corrispondenti a quei due punti del dominio, la funzione nell'intervallo x con 1, x con 2, il grafico della funzione deve stare al di sotto di quella secante, ok? Deve stare al di sotto tra x1 e x2 e poi invece deve stare al di sopra, questo lo vedremo dopo. Però diciamo la lettura di questa qui, questo è il punto, diciamo, è l'ordinata nel punto del grafico che sta sopra questo, e questa invece è l'ordinata della retta secante. Quindi ogni volta che congiungo due punti sul grafico, la secante mi deve lasciare il grafico al di sopra, quando x è compreso tra x1 e x2. La disuguaglianza minore uguale vuol dire intanto che, per esempio, nei punti x1 e x2 qua può valere l'uguale, ma poi che anche, per esempio, una funzione fatta così pure lei è commessa, diciamo, accettiamo cioè il fatto che il grafico della funzione sia possa coincidere con la retta secante. Vedete, se io prendo i due punti qua, allora coincido con la secante. Se prendo un punto qua, comunque sta al di sotto della secante. Chiaro? Diciamo, tra x1 e x2.
Allora, quindi quali sono le funzioni commesse? Allora, in proposito abbiamo il seguente teorema. Oh, fate attenzione perché io posso dare la definizione di funzione commessa in altri modi, ma sono più restrittivi. Questa è la più generale, quella giusta, insomma, la definizione che contiene tutti i casi di funzione commessa che ci interessano. Poi lo capiremo meglio dopo. Allora, teorema. Prendiamo una funzione f da a, b a valori neutri. Allora, le seguenti condizioni sono equivalenti. Condizione numero 1, f è commessa. Quando parliamo di commessità in questo senso qui, siccome questo vale per ogni x1 e x2 partendo da b, si dice commessità su tutto l'insieme, su a b. Seconda condizione, per ogni terna del tipo x con 1 minore di x con 0 minore di x con 2 maggiore di a maggiore di b, f di x con 1 meno f x con 0 fratto x con 1 meno x con 0 è minore o uguale f di x con 2 meno f di x con 0 fratto x con 2 meno. Quindi ogni volta che fissate tre punti, prendendo x con 0 il punto in mezzo, x con 1 a sinistra e x con 2 a destra, cosa scoprite? Che i rapporti incrementali fatti a sinistra di x con 0, questi rapporti incrementali fatti di x con 1 rispetto a x con 0 sono sempre più piccoli dei rapporti incrementali fatti a destra. Terza condizione, per ogni diciamo x con 1 minore di x con 2 minore di x con 0 di b, f di x con 1 meno f di x con 0 fra x con 1 meno x con 0 è minore o uguale di f di x con 2 meno f di x con 0 fra x con 2. Questo mi dice che i rapporti incrementali, immaginate x con 0 fissato, poi lo fate variare dopo, che anche x con 0 può variare, però per ogni x con 0 fissato, questo che cos'è? I rapporti incrementali sono tutti e due fatti a sinistra, soltanto uno è fatto un po' più a sinistra, cioè x con 1 è più piccolo di x con 2, e questo è fatto sempre a sinistra, ma x con 2 è un po' più vicino a x con 0. Quindi cosa mi dice? Che per ogni x con 0 il rapporto incrementale fatto a sinistra è una funzione che cresce. Quarta e ultima condizione, per ogni x con 0 minore di x con 1 minore di x con 2, qua la stessa cosa,
cioè anche il rapporto incrementale fatto all'estero è una funzione crescente. Quindi queste quattro condizioni sono del tutto equivalenti, cioè o scrivo che la funzione è commessa, o scrivo che in ogni punto dell'intervallo i rapporti incrementali fatti a sinistra sono crescenti, oppure scrivo che in ogni punto dell'intervallo i rapporti incrementali fatti a destra pure sono crescenti, oppure scrivo che in ogni punto prendo un rapporto incrementale fatto a sinistra e un rapporto incrementale fatto a destra, il rapporto incrementale fatto a sinistra è sempre più piccolo del rapporto incrementale fatto a destra. Tutte queste condizioni sono esattamente equivalenti. Adesso, per farvelo capire, prima di dimostrarne uno o un paio di condizioni, diciamo, non so se ho la voglia di dimostrarle tutte, ma insomma, non sono difficili. La cosa più importante invece è capire allora, cominciamo a vedere, prendiamo una funzione tipo la funzione x quadro o una parabola, prendiamo y uguale a x quadro più bx più c. La cosa importante è che a sia maggiore di 0. Allora, voi vedete già intuitivamente che la parte che sta sopra al grafico è un insieme commesso. Che significa che è un insieme commesso? Che ogni volta che unisco due punti del grafico, lì in mezzo il grafico sta al di sotto della secante, perché noi sappiamo che quando uniamo due punti di insieme commesso non usciamo dall'insieme. Quindi, non uscendo dall'insieme, il grafico o sta tutto di sopra o sta tutto di... scusate, deve stare per forza tutto di sopra. Ok, ma quindi per questa funzione sicuramente la convessità vale. Allora andiamo a vedere, adesso prendiamo un punto e andiamo a vedere cosa sono i rapporti incrementali fatti a sinistra. Se io faccio, questo lo chiamo x con 0, questo lo chiamo x con 1, poi muovo x con 1, il rapporto incrementale che cos'è? Il coefficiente angolare della secante che congiunge i punti x con 1, f di x con 1, x con 0, f di x con 0. Allora, come vedete, che succede al coefficiente angolare di questa retta? Mano a mano che mi avvicino a x con 0, questo coefficiente angolare della retta aumenta. Qui la retta è pendente verso il basso, cioè il coefficiente angolare è negativo, qua non si sa, ma più o meno è vicino a 0, qua è ancora più così, è sicuramente ben così. Stesso discorso dall'altra parte. Se io adesso faccio il rapporto incrementale, più sposto x con 1 verso destra, vedete, in questo caso i coefficienti angolari sono tutti positivi, sono tutti cioè più grandi di quelli di prima. E poi più sposto x con 1 verso destra, più il coefficiente angolare cresce. Quindi anche i coefficienti angolari fatti a destra, anche se la figura non viene bene ovviamente, sono crescenti. Prendiamo un altro caso, prendiamo la funzione valore assoluto, una funzione che abbia un grafico simile. Allora, vedete, se io faccio se prendo x con 1 qua, x con 0 qua, allora vedete, fino a che x con 1 lo prendo su questa semiretta, i coefficienti angolari della secante vengono tutti uguali. Appena prendo x con 1 da questa parte, i coefficienti angolari più sposto x con 1 verso sinistra, più diventano mega, più scendono. Niente crescente. No, è crescente, perché sto spostando x con 1 verso sinistra e scendo. Quindi se x con 1 lo sposto verso destra, salgo. Una funzione che se ti sposti a sinistra scende è crescente. Ok? Quindi in un paio di casi si intuisce che effettivamente quelle condizioni
sono soddisfatte tutte quante, per esempio qua su tutto R, perché queste due funzioni sono definite su tutto R. Rimane da vedere se effettivamente poi quelle condizioni sono equivalenti, ok? Allora, che queste condizioni siano equivalenti è un puro esercizio di algebra. Allora, cominciamo a vedere, per esempio, che cominciamo a vedere che 1 implica 2, ma conviene sempre far vedere, anche se la dimostrazione è più lunga, conviene sempre far vedere che 1 implica 2 e 2 implica 1, oppure che 1 implica 3 e 3 implica 1, almeno mi pare di ricordare così. Adesso facciamo la dimostrazione e vediamo. Che 1 implica 2 è proprio funziona in questo modo, cioè innanzitutto chi è che sta in mezzo? X con 0, quindi esiste lambda compreso tra 0 e 1 tale che x con 0 è uguale a lambda x con 2 più 1 meno lambda, oppure lambda x con 1 più 1 meno lambda. Ok? Quindi in particolare io cosa posso ricavare da qui? Posso fare x con 1 meno x con 0. Allora questo è uguale a x con 1 meno lambda x con 1 meno 1 meno lambda x con 1. Quindi quanto mi viene? Mi viene 1 meno lambda che moltiplica x con 1 meno x con 1. No, no, ho messo in evidenza 1 meno lambda qui. Poi andiamo a fare x con 2 meno x con 0. Questo è uguale a x con 2 meno x con 1 meno lambda x con 1 meno 1 meno lambda x con 1. Quindi viene lambda per x con 2. Ok? Poi io cosa so? So che f x con 0 è minore o uguale di x con 0, ricordate, era f di lambda x con 1 più 1 meno lambda x con 2. So che è minore o uguale di lambda f di x con 1 è più 1 meno lambda f. Ok? Adesso facciamo f di x con 1 meno f di x con 0. F di x con 1 meno f di x con 0 è maggiore o uguale, perché io f di x con 0 ci ho messo il meno, quindi la disuguaglianza di cavolo, di f di x con 1 meno lambda f di x con 1 più meno 1 meno lambda
f di squadra. Quindi questo viene 1 meno lambda f di squadra meno f. Facciamo similmente f di spon 2 meno f di spon 0. Questo è maggiore o uguale di f di spon 2 meno lambda f di spon 1 meno 1 meno lambda f di spon 2, che fa lambda, però stavolta f di spon 2 meno f. È del tutto simile a qui sopra, solo che invece di avere l'uguale abbiamo il maggiore 1. Adesso andiamo a fare f di x con 1 meno f di x con 0 fratto x con 1 meno x con 0. Adesso questo è maggiore o uguale di questo e questo è uguale a questo. Cosa dobbiamo, quando dividiamo stiamo dividendo per un denominatore che è negativo, perché x con 0 stava in mezzo, x con 1 stava a sinistra e x con 2 stava a destra. Quindi 1 meno lambda e 1 meno lambda se ne va, sono quantità positive, però la disuguaglianza cambia. Quindi qua mi viene f di x con 1 meno f di x con 2 fratto x con 1 meno x con 2. Qua c'è un numeratore, qua c'è il denominatore. Dall'altra parte, quando vado a fare il rapporto, stavolta sono, il denominatore è positivo, quindi la disuguaglianza non cambia. Quindi posso dire che questo è minore o uguale di f di x con 2 meno f di x con 0 fratto x con 2. Prendi il denominatore, il lambda si semplifica e quindi ti viene questo numeratore fratto il denominatore, che stavolta è positivo. Qui c'era, sotto c'era maggiore o uguale, sopra c'era uguale, rimane maggiore uguale. E quindi otteniamo questa disuguaglianza. In realtà tutti questi passaggi sono invertibili, quindi in realtà 2 implica 1 si fa esattamente la stessa. Se volete lo facciamo. 1 equivalente a 3 o 1 equivalente a 4 non lo facciamo, però siccome abbiamo fatto 1 implica 2 facciamo anche 2 implica 1 in maniera indipendente, in maniera che si capisca, anche se in realtà qui non ho perso informazioni andando da 1 verso 2. Comunque torniamo a prima. Io voglio un attimo ripetere quello che ho appena dimostrato, perché vi voglio far capire che queste dimostrazioni non si devono imparare a memoria, non esiste imparare a memoria. Se per voi, diciamo, è uno sforzo troppo esagerato ricavare questa qua, è una dimostrazione che posso benissimo lasciare facoltativa. Quello che non è facoltativo è l'enunciato, è sapere l'enunciato. Questo lo dovete sapere. Per saperlo e per scriverlo ogni volta nella maniera corretta dovete aver capito come funziona. Non è facoltativo l'enunciato, la dimostrazione sì, però in realtà se tu sai scrivere l'enunciato probabilmente se vale anche la dimostrazione semplicemente. Non è detto, l'enunciato è più facile da memorizzare, no? Basta ricordarsi questa cosa e ricordarsi, vedete? Se io
prendo il punto, faccio tutte le secanti e passo per questo punto, vedete che i rapporti incrementali a sinistra sono sempre diciamo, hanno sufficienza di lavorare minore dei rapporti incrementali fatti a destra. Poi se il rapporto incrementale a sinistra lo faccio su un punto più vicino e la coefficiente angolare cresce, se lo faccio a destra su un punto più lontano il coefficiente angolare ancora cresce. Quindi i rapporti incrementali a sinistra sono una funzione crescente, i rapporti incrementali a destra sono una funzione. Tutto questo in realtà sono tutte condizioni equivalenti alla convessità. Quindi sostanzialmente ricordare l'enunciato basta ricordare questa figura e sapere un attimo scrivere quello che corrisponde a quei disegni. Mi mancano 6 minuti. No, sì, 6-7 minuti. Ok, allora torniamo a noi. Io qua come ho fatto la dimostrazione? Semplicemente so dove voglio arrivare. Scrivo il fatto che x con 0 è la combinazione con messa x con 1 e x con 2. Poi mi scrivo il denominatore, mi scrivo il numeratore, mi scrivo il denominatore di questo, mi scrivo il numeratore di questo, il denominatore di questo, il numeratore di questo, e faccio il rapporto. Se sviluppo in una maniera ordinata, alla fine mi viene che questa quantità, vedete, io cosa ho? Allora io ho x con 0 qua, x con 1 qua e x con 2 da quest'altra parte. Allora vedete? Vedete? Questo qua, se cambiate il segno al numeratore e denominatore, scoprite che la quantità che sta in mezzo è proprio il coefficiente angolare di questa seconda qua. Allora io che cosa ho dimostrato per arrivare alla 2? Ho dimostrato che il coefficiente angolare di questa retta qui è più piccolo di questa, del coefficiente angolare di questa che è più piccolo di questa. E questo è evidente perché questo è un triangolo, il punto sta sotto. Allora, nel momento in cui questo punto qua lo calo, questo coefficiente angolare scende, questo coefficiente angolare sale. Io nel dimostrare dimostrato che questo è più piccolo di questo che è più piccolo di questo grazie al fatto che la funzione era convessa. Se adesso voglio fare il viceversa, io sapendo che questo è più piccolo di questo mi vado a scrivere il valore della funzione qua e mi deve per forza risultare al di sotto di questo valore. Altrimenti se fosse al di sopra sarebbe esattamente il contrario. Quindi se volete questa figura spiega perché non ho perso informazione andando da 1 verso 2. Quindi provate, poi magari ecco la prossima volta ve lo diciamo correggo se non ci riuscite, provate a scrivere le implicazioni formalmente, l'indicazione 2 indica 1. Provate anche a scrivere. Quindi finiamo qua la dimostrazione, nel senso che il resto provate a farlo per esercizio, poi un altro pezzetto lo faremo. Voglio invece, nei 5 minuti che mi rimangono, andare a vedere dei corollari di questo teorema. Ho bisogno di scrivere tutte e tre o quattro, quindi corollario 1, prendiamo f da a b a valori in r commessi, per ogni x appartenente ad a b esiste il limite per h che tende a 0 da sinistra del rapporto incrementale
che se vi ricordate era quello che avevamo chiamato la derivata sinistra, che è minore o uguale della derivata destra, che è il limite del rapporto incrementale fatto a destra. Ok? Questo è il primo corollario. Quindi una funzione commessa è quasi derivabile, nel senso che in ogni punto esiste la derivata sinistra e destra. L'unica cosa che può succedere è una discontinuità a salto, del tipo la derivata destra, se la derivata sinistra e destra sono uguali c'è la derivata. Se la derivata sinistra e destra sono diverse, la derivata destra è sempre maggiore di quella. In poche parole, se c'è un punto angoloso di questo tipo, questo non rovina la convessità. Se c'è un punto angoloso di questo tipo, ovviamente rovina la convessità. Quindi questi qui sono esempi due grafici di funzioni commesse. Quindi questo è uno. Corollario 2 se f va da b a valore in r commessa, diciamo derivabile in AB, quindi io parto dall'ipotesi che f è derivabile, quindi stavolta lo so che f è derivabile, allora f è commessa se e solo se la derivata è crescente. Corollario 3, deriva direttamente dal corollario 2, derivabile due volte, allora f è commessa se e solo se la derivata seconda è maggiore o uguale a 0. Quindi una funzione commessa non è necessariamente derivabile, può avere punti angolosi. L'unica cosa che però può avere è dei punti di salto della derivata prima. Salto nel senso che la derivata prima calcolata a destra è sempre più grande della derivata prima calcolata a sinistra. Una funzione definita su AB derivabile risulta commessa se e solo se la derivata prima è crescente. Basta applicare il teorema precedente, no? I rapporti incrementali fatti a sinistra sono meno uguali al rapporto incrementale fatto a destra. Quindi quando andiamo a calcolare diciamo, vabbè, insomma c'è la dimostrazione, qua sono due righe, non la voglio fare, la faccio la prossima volta. Comunque, è commesso se la derivata, se solo se la derivata viene crescente. Ovviamente se c'è la derivata seconda, la derivata è una funzione che, siccome la funzione era commessa se solo se la derivata prima era crescente, se la funzione a sua volta è derivabile, una funzione crescente derivabile ha la derivata maggiore o uguale a 0. Ok? Derivata prima crescente debolmente, non è, può anche essere, diciamo. Quindi se ci sono le derivate prime e seconde la condizione di commessità si legge molto, in maniera molto più semplice.